Ancona l'abbiamo già vista nel tour 2013, questo tour 2014 me l'aspetto frizzante, ricco di interventi dal pubblico, visto che abbiamo relatori d'eccezione che diranno cose sempre molto interessanti. Buongiorno, salve. Cosa si aspetta da questa giornata? Mi aspetto un interessante approfondimento dei temi. Informazione, dati tecnici e cose di cui magari non siamo a conoscenza. Ma qualche informazione tecnica mi possa dare una mano? Per la mia carriera professionale appena iniziata. Diciamo che continuiamo un po' su quello che si è visto l'anno scorso, sperando sempre di avere a che fare con un'edilizia sempre più sostenibile e che comunque produca, diciamo così, effetti positivi sia sulla nostra economia e sulla salute della gente, insomma, tutto qui. Anche la possibilità di un confronto con altri professionisti del settore in relazione alla utilizzabilità, al risparmio energetico di questi nuovi prodotti. Trovo che da tappa a tappa ci siano delle specificità sul tema cardine, quindi anche per me, che le devo seguire tutte, ogni volta è interessante stare concentrato e vedere l'apporto degli altri relatori. Con la presenza oggi per la prima volta di Leopoldo Busa e con tutti questi allarmismi sulle emissioni all'interno delle nostre case, che insomma ci devono far ripensare a dove viviamo e come viviamo. È importante che l'argomento che sviluppo sia diffuso il più possibile, perché ancora è molto sconosciuto. È importante conoscere quelle che sono le problematiche appunto legate alla qualità dell'aria interna e persone come me possono dare un grande contributo secondo me. E quindi avanti, avanti, avanti. Interventi sintetici ma abbastanza efficaci. È stato molto interessante anche perché io condivido tantissimo questi temi sull'architettura e sul futuro, insomma, delle prospettive di costruire. Per la richiesta appunto di concentrarsi sul comfort abitativo e anche quello dell'aria. Sempre utile rinfrescare certi argomenti e vedere dei punti di vista diversi. Ci servono per farci ricordare ogni tanto che è importante costruire bene, ma soprattutto è importante costruire bene per i nostri figli, perché saremo noi responsabili nei loro confronti. Molto bello. Da ripetere, sicuramente.